conduttrice televisiva italiana, la prima domanda che le vorrei fare è: come mai è finita la sua collaborazione con In Onda sulla 7? La domanda. Non lo so, non me lo spiego, ma non mi interessa più. C'è altro, quindi. E dunque, passato non conta. Perfetto, quindi la sua nuova trasmissione. Sì. Come è nata? È nata con. Mi ha chiamato Di Bella e poi l'abbiamo costruita con un gruppo di autori, abbiamo costruito una squadra, si è deciso il venerdì e poi pian pianino, insomma, è stato un prodotto nato veramente con lavoro di redazione, un po' di spunti, un po' di idee e poi cambia tra l'altro il format ogni settimana, quindi in realtà non è ancora compiuta come trasmissione. Infatti, però cresce, quindi va benissimo. Infatti un'altra domanda che le vorrei fare è: come pensa di integrare poi effettivamente la parte televisiva della trasmissione con magari i commenti degli ascoltatori oppure tutta la parte online che viene generata, il contenuto che viene generato proprio durante la trasmissione stessa? Ma io cerco di dar conto di quello che ci scrivono, per cui però ovviamente è un programma televisivo, io faccio una video chat sempre lunedì pomeriggio, per cui comunque collaboro con quelli, seguo il sito, poi abbiamo uno bravissimo che segue il nostro sito e cura tutta la parte dei social network, però poi all'interno della trasmissione magari ci può essere uno spunto. Ieri sera ho fatto una domanda a Crosetto che era legata anche a quello che mi aveva suggerito un telespettatore su Facebook. È un'integrazione relativa, abbiamo una grossa integrazione ad esempio con Spinoza.it che collabora con noi ed è mondo web, quindi loro sono blog e quindi però ci forniscono delle battute, quindi è una dimensione che diventa televisiva all'interno della trasmissione, non rimane sulla rete. Un'altra domanda che le vorrei fare è: qual è la sua dieta mediatica? In che senso? Cosa guardo? Che cosa guarda? Ah. Che cosa legge? Io guardo di tutto in televisione, ma guardo molto i programmi di informazione. Però sono molto da satellite e quindi guardo Grey's Anatomy, ho il lunedì Grey's Anatomy, il martedì Touch, poi ho DVD, guardo un sacco di film, anche perché andare al cinema è complicato, vado al cinema soprattutto con mio figlio e quindi vado a vedere tutto, o domani vado a vedere I Vendicatori e quindi in televisione guardo sì informazione, telegiornali, non a orari. Quindi soprattutto Sky TG 24 e dopodiché telefilm americani. Per quanto riguarda i giornali invece? Giornali, vabbè, per lavoro li leggo e insomma leggo Corriere Repubblica, il Libero, il Fatto Quotidiano, il Giornale, la Stampa, insomma leggo. Ultimissima domanda, i giornali che legge sono in formato cartaceo o digitale? Ho alcuni in formato digitale su iPad e altri in formato cartaceo, però essendo una legata molto alla carta professionalmente, cioè io tengo, e si è visto anche in trasmissione, io tengo i ritagli, quindi strappo le pagine, ho bisogno della parte cartacea, questo vale anche per i libri, io sottolineo e sottolineo i giornali, quindi ho bisogno della parte cartacea, però ho abbonamenti anche sull'iPad che leggo quando sono in giro, insomma, in viaggio. Perfetto, grazie infinite davvero per il suo tempo e buon proseguimento grazie di festival. Grazie a voi e complimenti per il festival. Arrivederci.